tra Cannes e Rennes, sesta tappa, 182 km di Normandia. A poco serve questo inseguimento di Cogan. Cinque fuggiaschi, tra cui Carrea, regolano la giornata fino al traguardo che è di Müller. Lévesque eredita da Biagioni la maglia gialla. Partito Bobet per la tappa cronometro. Bartali è in giornata, Veggio che scatta a smentire gli anni. Koblet brucerà quanti incontrerà per via. Lui solo con Coppi insidia il tempo di Bobet. Fausto è il 15, si batte con la sua proverbiale eleganza su questi 85 km inaspriti da uno ostile vento di ovest. Ha un finale spettacoloso. Bobet, vincitore sul tabellone, dopo più esatti calcoli dovrà girare la vittoria a Koblet. Angers, con le sue guglie tra Cave d'Ardesi e Giardini, vede sgomitolarsi la fila indiana diretta a Limoges. Il francese Loredi e il belga Rosel stanno sfruttando la calma dei grandi e del plotone per conquistarsi minuti in classifica generale. L'animatore è Loredi, atleta di bella quadratura e di pronto recupero. Il belga Rosel, specialista di corse a tappe, ha economizzato le forze necessarie per conquistarsi il traguardo di Limoges. Riposo propizio a Biagioni per raccontare l'avventura della maglia gialla. A Bartali per prodigare alla bicicletta le sue gelose attenzioni. Ma rimangono più di 3.000 km, si parte per Clermont-Ferrand. È stato Mirandot a scattare presso Rochefort, Gemignani è guizzato via con lui. Adesso sui monti di Alvernia si regala la sua gran giornata. Dopo il premio della montagna, il traguardo nella sua Clermont-Ferrand, dove lo aspettava un piccolo concittadino, il più caro tra tutti i concittadini.